Salve amici, stavo riflettendo su questa società. Avete notato che su Instagram si fotografano tutti pensando di essere fighi, invece sono spaventosamente brutti, tutti con gli occhi così. I dementi. Tutto ciò che avreste voluto sapere sul sesso è solo Robocop osa spararvelo in quel posto. Robocop. Robocop con la C maiuscola, io l'ho scritto qui minuscolo, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Sì, ho ricevuto quest'ottima confezione in Blu-ray, ve la faccio vedere in bianco e nero. Del capolavoro, quasi capolavoro di Paul Verhoeven. Che rividi qualche giorno fa come da mia recensione, presto sarà anche su Daruma View Cinema, e decisi dunque di accattare, accattata bella, prima di attaccarvi al muro, voi sempre attaccati al tram, a questa vita fatta di transessuali, sì, lo so, siete dei pendolari delle vostre frustrazioni abissali e andate siete già frustrati, andate frustati. Sì, la mia casa, a differenza della vostra, piena zeppa di oggettini, di oggetti sessuali e minchiate varie, e pregna di cimeli cinematografici. Questi sono i miei gioielli. E a te li dono, donna, con dando di uccello fan. Uccello fan. Devo esservi sincero, donna, mi avete rotto cazzo. Siete prevedibili. Vi faccio degli esempi. Condatto una bella guaglione, bella, queste belle figotte. Su Instagram, ottime cosce, culo infinitamente sodo. Insomma, una di pregiata levatura sexy. Una che se ti porge il suo balconcino, ben presto ti indurisci il pisellino. Sì, sono sfrontatamente impudico nel dire la verità. Impunito, la maggior parte delle tuonne. Uomini qui a Marionette sono Calamant Cat. Anche gli uomini lo sono, eh? Ma noi lo sappiamo, è come dei Blues Brothers, navighiamo nella notte e diamo di botte. Dunque nessuno può astenersi dal mio plebiscitario giudizio da Dredd, come diceva Sylvester Stallone nel Giudice Dredd. La legge, sono io! Ecco, tornando alla bella bimba di Instagram, il mio approccio è stato diretto. Io speravo fosse dritto. Bene, brava, guardandoti mi è venuto un po' di bava. Ah, Lamberto Bava. Possiamo essere prima di diventare come Umberto D, che non vi è ormai una vecchia come quella di Umberto D, eh? Grande, grande capolavoro del De Sica, ma una vecchia così, insomma. Ecco, possiamo essere dei bravi assieme, che il matrimonio non sa da fare. Non sa da fare. Ma con te ci sarebbe da far qualcosa di spingente, poi ammorbidente, probabilmente assorbente. Assorbente, eh? Chiaro, cagnolina. Keanu Reeves. Ehi, maiale, chi pensi che io sia? Vai a giocare con le bamboline. Se ora metto su quella canzone di Michelle, è una bambolina che fa no, 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 no. È così carina. Ma fa no, 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 no. È già una topa come lei, è un tipo come lei. Non l'ho incontrato mai. Guarda, Stefano, scherzavo, dimmi pure di cosa vuoi parlare. Non lo so, parliamo di Tiziano Sclavi. Cosa ne pensi delle etichette delle camicie? Questa è una felpina. Il suo capolavoro, è di Della Morte dell'Amore. Bello, ma è di Michele Soavi. Ah, che film soave, Soaviano. Saviano, sta a posto, Saviano, la ciscula della mafia. Sta a posto? È della morte o è dell'amore? Ma diciamo, tratto da sclave però, eh. Oh, mia sclava, andiamo fin su in Scandinavia. E come diceva Totò, il medico dei pazzi, nello scandinato, berremo sino all'alba e forse sborreremo. Vabbè. Anche con Tiziana. Però
per un triangolo sino ad altre Bermuda, contro ogni moralistico conclave, dammi la chiave e ficchiavo dentro anche Chiara. Clark, sì. Sì, sono un uomo coinciso, no, conciso. È tutto chiaro e tonto? O è tonto? O ti sono stato ermetico? Il mio orgasmo non è stato perfetto, da meritare che tu ti scappellassi? Ah, spiritoso quasi spiritato, sei sicuro di non essere schizofrenico? Sì, posso metterci la mano sul fuoco e anche l'uccello sulla piastra del mio sangue. Per anni mi trattano da tale, mi scambiarono per Bill Bob Thornton, del solito sporco, del Rame. Dopo appurate indagini psichiatriche, l'intera equipe medica deduce che soffre solo di amore verso Robocop. La storia di un membro della polizia smembrato, menomato, che viene ricostruito da capo, in cui i cattivi che l'avevano barbaramente trucidato, bruciandoli vivi. È un uomo bruciato, bruciato lui come Kruger, ma brucia pure gli altri. E tagliando i loro membri, uno smembramento in mezzo. Potete andare avanti a leggere questo mio scritto, molto sardonico, ironico, falotico, sul geniuspop.com/blog. Sotto trovate il link nella descrizione. Come dico io, a vostra discrezione. Robocop, il mio nome è Murphy. Se qualcosa può andare male, lo farà. Quella è la legge di Murphy. È di Murphy, che fine ha fatto?